Napoli favoloso per Juric, c'è il Genoa vietato parlare di Real Madrid, ha disposto Sarri, ora stop a reciproci complimenti e attenzioni, fra pochi minuti si gioca per l'anticipo della 24esima giornata del campionato di Serie A. Buonasera da Gianfranco Coppola e da Carlo Verna che vi sta parlando, oltre che da Giulio Falchieri, impostazione per l'assistenza tecnica, temperature che si sono leggermente abbassate dopo una giornata che all'ombra del Vesuvio è apparso un anticipo di primavera, oltre che una partita questa è anche una festa, l'incontro fra azzurri e rossoblù per il gemellaggio fra le tifoserie che dura da 35 anni e che fu ulteriormente cementato dalla promozione in Serie A riottenuta dalle due avversarie di stasera congiuntamente a Marassi nel 2007. Zilinski, bella giocata all'altezza del lato corto dell'area di rigore, la conclusione di Insigne splendida dal limite dell'area di rigore, riesce ad arrivarci la manna e questo è stato un doppio bel gesto tecnico sia da parte del giocatore partenopeo che da parte del portiere ligure. Occasione per Vitale, ancora qualche secondo, Vitale in il gol del Napoli, Zilinski dopo dribbling di Mertens in area di rigore, corta respinta della difesa, si è avventato sul pallone il centrocampista polacco e ha battuto inesorabilmente la manna. Concludi il tuo intervento, poi torneremo da San Paolo, Gennaro. Sì, l'azione della Salernitana è sfumata, siamo al 25esimo, Vicenza 0 Salernitana 1, a te. Lo spunto di Mertens ha aperto la possibilità per questa conclusione di Zilinski, bravi entrambi, ci volevano delle giocate individuali per sbloccare questo match. Sicuramente Mertens ha aperto come una priscatole la difesa del Genoa, però in un tentativo disperato di buttare lontano il pallone da parte di Rigoni c'è stato un passaggio a Zilinski, il migliore forse del Napoli finora, il più ispirato, che con un tiro veramente bruciante ha messo la palla nell'angolo più lontano alla sinistra di Lamanna, mettendo dopo tanta sofferenza, ben 50 minuti di gioco, la gara in discesa per i padroni di casa. Proprio Zilinski va a lottare gagliardamente all'altezza, cerca il centrocampo, recupera un pallone, poi Diawara scambia con Amsic, Amsic vince un contrasto, si porta nella metà campo del Genoa, al limite dell'area di rigore c'è Mertens, il dribbling, la conclusione, i pugni da parte di Lamanna, poi Diawara, il tiro sul fondo. Il Napoli decisamente si è sbloccato, è andato vicino al raddoppio in questa circostanza. Sedicesimo, Napoli in attacco con Insigne, entra in area di rigore, Insigne va alla conclusione, la conclusione a giro bassa, ci mette i guantoni Lamanna, sfuma l'opportunità per il Napoli, bello spunto di Insigne, lancio da parte di Diawara per Mertens, entra in area di rigore, Mertens vince il contrasto, attenzione, tocco morbido e la gol, il gol è stato Giaccherini che ha fritto del passaggio del compagno, praticamente gli ha messo un pallone che chiedeva soltanto di essere depositato in rete, ancora una volta protagonista Mertens, stavolta il folletto belga non nel tabellino ma assolutamente protagonista, questo è un assist, in precedenza aveva aperto la difesa della Genoa e poi aveva concluso Zilinski sulla corta respinta. Bisogna dire che ha messo a sedere un giocatore dell'esperienza di Burgisso come si fa con un principiante, gli ha portato via il tempo, lo ha saltato in pallonetto per poi alzare lo sguardo e vedere arrivare Giaccherini, tutto questo fatto a quella velocità, con quell'adrenalina, con tale freddezza, conferma la stagione strepitosa del piccolo attaccante belga reinventato, anziché falso 9, a questo punto occupa più maglie, dal 9 meritato anche al 10 dell'assist man. Parte Goulam, la parata bellissima, la deviazione in angolo, il pallone sul primo palo da parte di Goulam, l'intervento di Lamanna e il pallone in calcio d'angolo. Retropassaggio per Pepe Reina che gioca il pallone tra i piedi, adesso si comincia a sentire l'applauso del pubblico del San Paolo che ovviamente comincia a pensare a Madrid. Eh sì, è una sorta di saluto, di incoraggiamento, di buon viaggio che i tifosi riservano alla formazione che martedì all'aerostazione di Capodichino sarà senz'altro accompagnata da un nutrito gruppo di tifosi, oltre ai tantissimi in partenza. La partenza della squadra è da sempre un momento di grande festa, ma si annuncia addirittura una sorta di corteo dietro il bus sociale per accompagnare la squadra verso l'operazione Madrid, che sembra un po' la sfida alla leggenda del calcio continentale, ma questo Napoli, quando gioca alla sua maniera, può reggere il confronto con qualsiasi squadra, anche se è chiaro l'esperienza internazionale
certamente fa pendere la bilancia in favore dei giocatori del Real Madrid, ma è un Napoli francamente sul piano del gioco tra le top 10 del calcio mondiale. Pavoletti, cerchio del centrocampo, è stato preceduto ma in maniera fallosa. Siamo proprio davvero agli ultimi secondi di questa partita del San Paolo. Napoli 2 Genoa 0, gol di Zilisca al quinto della ripresa e di Giaccherini al 23esimo, calcio di punizione a favore della Napoli che dovrà essere battuto dal cerchio del centrocampo. Lentamente va a recuperare il pallone Pepe Reina, ovvio che il Napoli non abbia più fretta ma anche il Genoa non ha più speranze, e infatti arriva il triplice fischio del signor Giacomelli. Napoli batte Genova 2-0, Napoli che torna provvisoriamente al secondo posto. Hanno segnato Zilischi e Giaccherini nella ripresa, in entrambe le situazioni di gol è stato protagonista Mertens, che prima ha aperto la difesa in occasione della realizzazione del centrocampista polacco, difesa del Genoa che ha effettuato una corta respinta sulla quale si è avventato perentoriamente Zilischi, che ha colpito senza esitazioni la manna, e poi successivamente in dribbling Mertens è arrivato all'altezza dell'area piccola e ha offerto a Giaccherini un pallone che chiedeva soltanto di essere deposto in rete. È un gioco facile anche per un bambino, figuriamoci per un giocatore come Giaccherini, protagonista agli europei e solo stasera titolare al San Paolo causa della squalifica di Callejon, un'assenza che si è sentita soprattutto inizialmente, soprattutto nel corso del primo tempo. Poi il Napoli ha saputo trovare il bandolo della matassa, soprattutto ha saputo trovare il gol grazie alle giocate di Mertens. Mertens che è stato stavolta ispiratore, non cannoniere. Napoli che nella fase, diciamo, decisiva della gara, quando nell'inizio del secondo tempo, dopo un intervallo trascorso sul pareggio, avrebbe potuto disunirsi, nervosirsi, ha trovato i gol nei momenti più importanti, a conferma anche di una crescita caratteriale della formazione che definiamo azzurra per colori sociali, in omaggio alla Panini, ma ormai gioca sempre con questa maglia bianca con la striscia, con la banda obliqua azzurra. E quindi un Napoli che nel momento più difficile si è ritrovato, gestendo anche le risorse, mettendo in mostra un giocatore come Giaccherini, finora un po' in ombra, ma che ha trovato anche il gol. Quindi una serata tutto sommato positiva. Genova, come si usa dire, è caduto in piedi, una gran bella prima mezz'ora, anzi primi 20 minuti straordinari, poi appena una fase impercettibile dopo l'1-0, quindi gara chiusa praticamente, ma forse non era proprio il San Paolo il treno dove puntellare la classifica. Genoa peraltro sfortunato per gli infortuni nel corso del primo tempo di Gentiletti e Veloso. La nostra radiocronaca dal San Paolo si è conclusa, ribadisco il punteggio: Napoli batte Genoa 2-0. Gianfranco Coppola, Carlo Verna che vi sta parlando, Giulio Falchieri e Giovanni Izzo vi salutano dalla postazione nel dirigibile del San Paolo. La linea torna agli studi di Roma. Buonanotte.